Cari quadisti, sempre nel parco chiuso di gara 2 della QX3, abbiamo il nostro freestyler, il nostro Sciolfi, che in partenza ha dato veramente sfoggio di arti di freestyler e poi dall'ultima posizione ha rimontato fino alla seconda, veramente una gara con la G maiuscola spettacolare. Sciolfi, raccontaci tu. In partenza ho iniziato a impennare, ho mollato per farlo scendere, ero convinto bastasse, però non è bastato. Ho riaperto e se è andato su del tutto. Poi bisogna dire al Giuli di togliere un po' di cavalli, porca la vacca, metterti un traction control. Sono ripartito, ho recuperato fino alla seconda posizione. Dentro il tuo casco? Sciolfi, cosa si è detto fra sé e sé mentre agguantava, sorpassava tutta la schiera? Ogni tanto vedevo Daniele e vedevo che comunque giravo più o meno come lui e ho pensato che se fossi partito prima magari ce l'avrei fatta. Beh, sicuramente lo tenevi. Così non è possibile, era impossibile recuperarlo. Sciolfi, ti vediamo dolorante, la botta è stata grande? Sì, un po'. Hai tenuto duro tanto allora per riagguantare la seconda posizione? Sì. È stata dura? Sì. Sciolfi, veramente i nostri complimenti, sei stato un leone e un arrivederci alla prossima tappa del campionato quad cross. Okay. Complimenti Sciolfi, sei un grande e auguri di buon compleanno. Grazie.